Ciao, come state? Tutto bene? Ah, insieme anche quest'oggi per raccontarci di un appuntamento, quello di domani, ormai il martedì è il nostro appuntamento fisso dedicato ai vinili, dedicato ai racconti. E domani iniziamo un nuovo percorso, perché anni fa avevo portato in giro anche nei locali la storia della musica rock, ma anche la storia delle copertine dei vinili, dove appunto appendevo i vari vinili e poi raccontavo la storia. E così ho detto: ma perché non riproporvela al martedì, visto che siete amanti dei vinili, della buona musica, quindi magari scoprire anche qualche curiosità. E così domani inizieremo, saranno tre vinili a martedì, dove racconteremo un po' la storia, racconteremo intanto la storia del rock, ma poi ci passeremo anche a raccontare la storia delle copertine, proprio di questi vinili, magari delle storie particolari che hanno legate alle copertine stesse, alle foto che sono state rese celebri e famose da grandi fotografi, così come da grandi pittori. E poi anche i supporti, perché il vinile non è semplice vinile. Ma c'è sicuramente la copertina, ma c'è anche il supporto stesso, perché molti, oltre a mettere insieme dei gadget, quindi ad abbinare dei gadget, tanti invece diventavano dei vinili, i vinili stessi delle opere d'arte, quindi i picture disc. Anche di questo ne parleremo, ma parleremo di tante altre cose, ma mi piaceva così raccontarvi quella che era la storia della musica rock attraverso i vinili, quindi partiremo dagli anni 60 e andremo avanti. Per cui vi aspetto domani, come sempre, qui puntali alle 9:30 per raccontare un'altra giornata di musica insieme ai vinili, insieme alle parole e insieme a voi. Ciao, vi aspetto, mi raccomando, puntuali, perché domani inizia questa nuova avventura. Tutti i martedì un pezzettino di storia di quella che è la storia della musica rock e la storia dei vinili. Ciao!